Passaggio di consegna al comando del battaglione del contingente italiano in Iraq, dove sta operando ormai da diversi mesi il 6 Reggimento Trapani. Il bersagliere del 6 Reggimento di Trapani, tenente colonnello Giovanni Patti, ha lasciato il comando del battaglione in servizi a supporto del contingente italiano al tenente colonnello Michele Rinaldi. La cerimonia di avvicendamento tra il tenente colonnello Giovanni Patti cedente e il tenente colonnello Michele Rinaldi subentrante al comando del Battaglione Servizi a Supporto si è svolta nei giorni scorsi presso il Comando della Missione Italiana Prima Partica nel Kurdistan iracheno alla presenza del console d'Italia ad Erbil, dottor Michele Camerota e il comandante del contingente italiano, colonnello Daniele Pisani. Durante la cerimonia, il solenne passaggio del vessillo ha sancito formalmente il trasferimento di autorità tra i due ufficiali. Il battaglione Servizi a Supporto attualmente su base sesta Reggimento Bersaglieri di Trapani è costituito prevalentemente da militari dell'Esercito Italiano e dell'Aeronautica Militare con lo scopo di fornire supporto logistico e sanitario a tutte le unità delle Forze armate italiane schierate in Iraq. Alla cerimonia hanno partecipato le rappresentanze delle componenti dipendenti dall'Italian Contingent Command in Iraq. Il colonnello Daniele Pisani nel suo intervento ha rivolto. Note di ringraziamento al Tenente Colonnello Giovanni Patti, oltre che per i lusinghieri risultati conseguiti, anche per il supporto dato alla missione, all'appropriazione di comando e al contributo d'immagine alla Forza Armata. Al termine dell'allocuzione, il comandante ha rivolto al Tenente Colonnello Michele Rinaldi i migliori auspici per un proseguo di successo della missione. Sono stati mesi ricchi di soddisfazioni e di successi, ha detto il Tenente Colonnello Patti nel discorso di commiato nel corso della cerimonia, rimarcando come il merito del valore e dell'elevatissima qualità dimostrata sia soprattutto degli uomini e delle donne del battaglione servizi e supporto, sottolineandone l'altissimo valore e lo straordinario spirito di servizio, tenendo quindi a manifestare il suo convinto e sentito riconoscimento a una magnifica unità di soldati guidati da obiettivi comuni.